Sor Cartabellotta, intanto quante persone sotto i 60 anni stanno usando, sono state già vaccinate? Cosa ci dicono i dati? Ma guardi, noi abbiamo fatto un'analisi specifica nelle ultime 3 settimane per guardare quant'è la percentuale rispetto al numero totale di vaccinazioni in regioni, delle regioni di persone sotto i 60 anni che hanno avuto somministrato il vaccino o AstraZeneca o il vaccino Johnson, che sappiamo che hanno la stessa caratteristica, il vettore adenovirale. Noi praticamente sul totale della regione il vaccino AstraZeneca è stato somministrato quasi al 59% rispetto al numero di vaccinazioni totali, e per quello che riguarda Johnson & Johnson il 72%. Quindi sono stati due vaccini molto utilizzati nella fascia sotto i 60 anni, che come sappiamo non era quella preferibilmente indicata secondo quelle che erano le indicazioni dell'AIFA e del Ministero della Salute. Però qua mi permetta di fare una precisazione, Tiziana, perché il problema reale sta nel fatto che noi oggi ci troviamo in un contesto di bassa circolazione virale. Che cosa significa? Che il rischio di sviluppare un evento grave, di un'ospedalizzazione, di un decesso, è molto più bassa di quello che c'era 3 mesi fa, quando c'era un'elevata circolazione del virus. Quindi man mano che questo rischio si abbassa, il profilo rischio-beneficio per le fasce più giovani diminuisce, cioè nel senso che i rischi di un evento che rimane comunque molto raro, perché discutiamo anche nelle persone più giovani di 2 casi di queste rare forme di trombosi associate a basso numero di piastrina per 100.000 abitanti, quindi non è che il vaccino è diventato più rischioso, sono diventati meno netti i benefici. Quindi quando la circolazione virale si abbassa, cioè potrebbe essere opportuno rimodulare. È una questione di proporzioni. Se prima c'era un rischio più alto e al limite valeva la pena, adesso il rischio è minore e quindi forse vengono meno i benefici, mettiamola così. Chiedo aiuto anche al professor Ciccozzi. Diciamo, professore, che